Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ciao, come Fabio. Va? L'ambiente sempre ti mantiene. Si mantiene in che senso? Che sei freddo? Mantiene. A me? Ci mantiene. Si mette un po' serio. No, mi fa freddo. Tutto lì il problema. Ma è tutta gioventù, cioè perché ti iberna, sì. Quindi la tua vecchiaia attuale sì. Rimane immutata. Perché pensi alla tua? Allora, non ti credi di essere molto lontana anche te? C'ho capelli bianchi. Il tempo corre, eh? C'ho capelli bianchi. Meno che tu, più che te l'aspetti, corre, eh? Senti, siamo venuti in via Adige, in zona Saione, perché nei giorni scorsi, insomma, anche sui social è venuta fuori un'altra zona tristemente nota per le siringhe abbandonate. E te sei nel tuo centro. No, ma che centro? Però insomma è davvero un peccato. Dai, sei una battuta, sì. Subito, dai. Lo so, è veramente siamo in un centro abitato che si lascia le siringhe in questo modo. Sì, veramente una cosa paurosa, no? Questo non ho capito, l'area dovrebbe essere privata però. Ma qui le lanciano, uno passa, si buca e le lancia in questo giardino. Cioè, io capisco il disagio delle persone, che insomma, quando si parla di droga ovviamente no, per la stessa persona chiaramente è una pagina tristissima, ma che si debba però mettere a repentaglio la sicurezza altrui quando si potrebbe buttarla almeno in un cestino. Sono d'accordo con te, sono d'accordo perfettamente. Cioè, è una piaga, è veramente... No, ma neanche nel cestino, perché magari con il quale va a ritirare poi si buca. Esatto. Quindi, però buttarla in un giardino di alcuni palazzi. Che poi, ascolta, qui mi sembra che non c'è niente di verde, se non nell'area giù di Viarno. Quindi sicuramente qui sarà un posto anche in cui giocano bambini, perché un'area... piccola verde così, vicino alle case, sicuramente sarà utilizzata in questo senso. E trovare veramente le siringhe qui a terra è veramente disdicevole, dai. Vabbè, però lo sai come sono questa gente, purtroppo non pensano al danno che fanno a se stessi, figurati se pensano al danno che fanno agli altri, è tutto lì il problema, no? Perché se fossero consapevoli non si bucherebbero. Siccome non sono consapevoli di quello che fanno, oltre a fare un danno personale, dicevo, fanno anche danno alla comunità, perché lasciano in giro queste schifezze. Che cosa può fare però il comune? Perché il comune fa ben poco. Sai che ormai dovranno arrivare quei soldi del bando, forse arriverà nel 2018 per la riqualificazione, ma... Sì, ma qui c'è la riqualificazione dei cervelli della gente. Cioè, non è con quello che si risolve questo problema. Si può fare la riqualificazione delle aree, ma poi se si continua a buttare le siringhe, a scrivere nei muri, a fare quello che si fa, a spaccare le strade, perché sicuramente la strada sua è stata spaccata un'altra volta, mi capisci che la riqualificazione sì va fatta, però va anche educato la gente a non fare queste cose, perché sennò altrimenti molte volte sono soldi buttati via. Comunque siamo vicinissimo ad altre zone dove siamo stati. Qui siamo nel centro. Cioè siamo a via Tanaro, via Provenza. Cioè qui evidentemente è proprio un polo dello stupefacente. Esatto. Purtroppo sì, è una zona molto abitata, purtroppo molto soggetta a queste cose. Mi dispiace soprattutto per chi ci abita, per chi vive in queste zone, che trova sempre più difficoltà. E anche chi vuole andare via, mentre chi vuole vendere la casa, i prezzi si sono abbassati. Squalifica anche. Si parla di 1000 euro al metro quadro. È logico, squalifica anche la zona, e quindi di conseguenza vanno giù anche i prezzi, questo è normale. Purtroppo è così, quindi. Niente, qui ormai il discorso è vecchio, vedere i parti delle famiglie, che ci sono e non ci sono. Oggi babbo e mamma lavorano, i figli molte volte sono un po' abbandonati a se stessi, oppure vengono anche strutture scolastiche tutto il giorno, per una cassa la sera i genitori sono stanchi, non hanno tempo di seguirli, e questi poi sono i risultati di questo nostro modo di vivere oggi. Niente, una volta il discorso era diverso, le mamme stavano in casa, educavano i figli, i babbi portavano a casa il pane, come si dice. Oggi invece non è più così, perché lo stipendio del babbo non basta, quindi deve andare a lavorare anche la mamma. E queste sono le problematiche un po' che vengono fuori. E sono, devono essere anche tanti, perché a giudicare dal numero di siringhe abbandonate, purtroppo è una piaga sempre, diciamo. E purtroppo quello so che c'è rispetto a anni fa, adesso anche il prezzo è calato delle droghe, e quindi di conseguenza... È alla portata di tutti. È alla portata di tutti, no? Non è più. Visto oggi, sentivo il telegiornale, addirittura sul napoletano, bambine di 8 anni che preparano le dosi e bambini poi di 12 anni che vanno a sbecciarle, quindi gente che non è neanche punibile
per l'età che ha, vengono utilizzati questi, i ragazzi, in modo tale che comunque si arriva sempre bene. Qui non siamo a quei livelli, però siamo a livelli che la gente si buca davanti alla gente, non c'è manco più quel nascondersi, appartarsi addirittura in piano giorno, a Saione, insomma, succede. Quindi. Sì, sì, non c'è più rispetto. Però insomma è indubito, al di là di che si possano risolvere, la gente comunque attende, poi ne parliamo magari un'altra volta, però attende anche che l'annunciata riqualificazione si, diciamo, sì, venga fatta qui a Saione. Sì, bene, sì, con questo vento che alza le foglie, perché è vento gelido, ci vediamo domani. Ciao.